4. Costruzione mitologica. Cristo e la sua legge. Pietro Ubaldi. La tradizionale interpretazione della discesa del Cristo sa di strabiliante costruzione mitologica, atta a colpire la fantasia, ma sta fuori della realtà, perché poco d'accordo con la disciplina secondo la quale vediamo funzionare tutte le cose. Ciò rende incomprensibile il fenomeno di quella discesa, il che sul terreno delle convinzioni è controproducente. La realtà invece ci mostra la presenza di una legge che, costante e inviolabile, mantiene l'ordine in ogni tempo e luogo. Oltre a ciò, la realtà ci offre un altro concetto di Dio, diverso da quello del Dio personale, che sembra piuttosto una nostra creazione antropomorfica, in quanto è la deificazione del biotipo umano, cioè un concetto raggiunto prendendo come punto di partenza e di riferimento l'uomo e non l'universo. Si tratta di una creazione di tipo mitologico, prodotto della stessa forma mentale dei pagani. Per noi Dio è il tutto, è la mente che ne dirige il funzionamento, e quindi qualcosa che trascende tutte le nostre dimensioni terrene. Di questo tutto, l'organismo umano non rappresenta che una minima parte. Per questo essa, che è limitatissima, non potrà mai contenere quel tutto. Ciò che è finito non può contenere l'infinito. In un atomo non può entrare il sistema solare. È inutile imporlo per fede. Noi abbiamo bisogno di un Dio che serva per tutte le creature dell'universo e non solo per l'uomo. Ora, in seno all'ordine del tutto, è difficile immaginare quale rivoluzione sarebbe la discesa di un tale Dio. È difficile ammettere che l'essere massimo dell'organismo del tutto possa assumere la forma di uno dei minimi suoi elementi. Questo concetto era accettabile quando l'uomo, nel suo orgoglio, si credeva centro dell'universo e unico scopo della creazione. Ma oggi si incomincia a capire che, se esseri pensanti sono sparsi negli infiniti pianeti dell'universo, anche costoro soggetti alla stessa legge dell'evoluzione, allora lo scopo della creazione non è solo l'uomo, e ci si domanda quanti miliardi di volte dovrebbe incarnarsi il Figlio di Dio per redimerli tutti. E poi, com'è possibile una discesa involutiva così grande da riuscire a coprire la distanza che corre tra Dio e l'uomo? Ci rendiamo conto dell'incolmabile abisso che li divide e dell'impossibilità di fonderli in un solo essere? Di fronte alla ferrea disciplina della legge necessaria a regolare il funzionamento del tutto, tale discesa di un Dio sarebbe uno spostamento catastrofico, un attentato anarchico, portato ad esempio ed esaltato dinanzi agli occhi dell'uomo. Ci rendiamo conto che l'universo è un organismo funzionante secondo regole stabilite e che esso è un edificio in cui nulla si può spostare senza che ciò porti le sue conseguenze?